5 morti, 2 mamme, una ragazzina di 13 anni e 2 bambini. Un castello che non c'è più. Le case più vecchie di Poggio Picenze sono questi detriti. Erano abitate quasi tutte dai 190 macedoni sui 1000 abitanti che conta il paese. Questo è il punto più alto di Poggio Picenze, è stato anche l'orgoglio per anni del paese per via delle mura medievali che sono qui a un passo. Quella notte, quella del sisma, proprio qui però la morte è venuta a bussare alle porte di 3 famiglie. Qui sono morti 2 bambini, l'altro lato è morta una madre con l'altro bambino e quella casa lì che si vede più distrutta è un'altra signora. Abitate da chi magari non poteva permettersi dimore più sicure. Fra questi anche alcune delle 120 famiglie macedoni che pagano il prezzo più alto in termini di vittime. Tutti e 5 qui le vittime? Tutte qui, 5 persone, tutte qui, di cui 2 italiane e 3 di origine macedone. 3 bambini che non ci sono più. Fra le macerie scorgi pezzi del loro mondo un tempo felice. Non c'è più anche Abdia, suo marito Rami, per 20 minuti è stato sotto le macerie. Il mio amore stava sotto di me, no? Perché io l'ho vista, perché io mi sono messo sopra per coprire loro, no? Però stava mia moglie e mio figlio sotto. Mio figlio a quel momento ha cominciato a piangere, meno male, ha detto sta salvo questo almeno. Mia moglie non dava nessun segno di vita, no? Però era calda ancora, io pensavo che le speranze, pensavo che qualcosa ci sta. Però non ce l'ha fatto. Osmail Madi, imprenditore edile, ha perso una figlia, ma non si è fermato a piangere. Ha salvato un'altra decina di persone. Ho paura, mi ha detto papà mi ha detto ho paura, voglio scendere giù, vengo con voi. Allora mettiti sul divano. Si è messo nel divano, purtroppo la mattina poi quando è successa quella catastrofe l'abbiamo trovata morta. Come si chiamava? Valbona, Osmani. Ho fatto in tempo a salvare mia moglie e i 2 figli. Lei purtroppo non ce l'ha fatta. Piangono, s'abbracciano le 30 famiglie macedoni di Poggio Picenze per quei figli nati in Italia, il paese di ogni speranza. Io sono arrivato quando ero un ragazzo, cioè avevo 14 anni e sono passati 18 anni che sto qua, tutta una vita. Una vita che in gran parte è stata distrutta, purtroppo. Che cosa pensa di fare, di restare in questo paese? Devo pensare alla figlia, portarla all'ultimo saluto e poi torneremo sicuramente perché abbiamo passato gran parte della nostra vita, lei è nata qua. Dei 5 morti che si sono contati in paese, 3 sono macedoni, Alena 10 anni, Valbona 13 anni e Nurice, la moglie di Rami, abbracciato e consolato da tutti. Per loro il funerale si è svolto con rito musulmano prima di quello cattolico. Che importanza ha la presenza macedone in paese? Un'enorme importanza perché probabilmente non ci sarebbe stata neanche più la scuola primaria né la scuola materna, perché in quella classe dove purtroppo abbiamo perso i 2 alunni c'è 64% sono extracomunitari. Qui appoggio Picenze, guardate che situazione, macerie dappertutto, il tetto è venuto giù, tra l'altro siamo anche una condizione particolarmente delicata. Le immagini di Andrea Berardinelli sono abbastanza significative. Ancora panni appesi ai balconi, ma tutte le abitazioni qui sono vuote. Questo è un paese fantasma, come tanti purtroppo ce ne sono nel circondario dell'Aquila.